Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Siamo nel giardino del convento dei Cappuccini. Spesso qui si sedeva Padre Pio, come vi abbiamo raccontato, spesso a guardare i suoi confratelli, amici, devoti che giocavano a bocce proprio qui dinanzi. E qui si sedeva anche con i suoi figli spirituali. Ecco, i figli spirituali più volte c'erano dei figli spirituali che si sono espressi in questi termini. Ecco, vicino a Padre Pio abbiamo goduto quasi il cielo, così dicevano. Eppure, ed è Pietro Cugino che ce lo racconta, eppure c'era della gelosia tra noi. E di fronte al verificarsi di questo fenomeno, proprio Padre Pio diceva: che cosa faccio mancare ad ognuno per questa gelosia? Soprattutto nei confronti di una sua figlia spirituale, gli disse: figlia mia, non ti devi far prendere dalla gelosia, saresti una croce per te, una croce per me, una croce per gli altri. La gelosia è una brutta bestia. Ogni anima, spiegava Padre Pio, è un mistero e lo capisce solo Dio e colui al quale Dio ha dato di capirlo. E in merito proprio a queste preferenze bisogna anche dire che in alcuni casi l'interessamento e soprattutto la premura che il padre aveva per un figlio bisognoso raggiungevano quasi la raffinatezza. Ed era appunto questo suo comportamento che poteva suscitare delle gelosie, e questo lo capivano, lo percepivano gli stessi figli spirituali. Ecco, anche con il gatto dei frati del convento, che vuole in un certo senso augurarci una buona giornata. E proprio per questo modo di trattare le anime, Padre Pio spiegò a Pietro Cugino questo suo atteggiamento. Se tu ti trovassi proprio dinanzi ad un povero che ha bisogno d'aiuto, tu che cosa faresti? Passi avanti oppure ti fermi a dargli una mano? E Pietro rispose: no, io mi fermo a dargli una mano. Ebbene, così faccio io. Buona giornata da parte nostra.